Ciao a tutti, una settimana fa si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio federale della Federazione Scacchistica Italiana. Ero presente, ho votato anch'io con la mia associazione. Al termine dell'assemblea, purtroppo quando la sala ormai si era già svuotata, mi è stato concesso di rivolgere tre domande al rinnovato ed eletto Presidente Pagnoncelli sul suo programma. Le tre domande che gli ho posto riguardavano la promozione rispetto alle voci di bilancio, il protocollo SNAC per come è stato realizzato e quello che sarà il suo futuro di presidente rispetto alle voci che sento in giro per l'Italia. Per quel che riguarda la prima domanda, gli ho chiesto se, avendo letto il bilancio e avendo constatato che il bilancio aggregato è di 900.000 euro, se 2.000 euro spesi in promozione sono sufficienti per modificare la percezione che gli italiani hanno degli scacchi e quindi promuoverli al meglio. Il presidente mi ha risposto che l'investimento in promozione, secondo lui, è adeguato e preferisce spendere maggiormente per i giovani di punta, i meritevoli e i migliori. Adesso, io non sono contrario e non ho mai detto che non si debba spendere per i meritevoli e i migliori, ma secondo me 2.000 euro su 900.000 forse un po' pochino in termini strutturali, ma non bisogna nemmeno spendere 20.000 euro come il presidente diceva per un esperto. Sostanzialmente bisogna avere, a mio parere, un piano di comunicazione e di promozione positivamente aggressivo per l'Italia, poiché girando la nazione più volte l'anno per la realizzazione del progetto Scuola con i Re, mi accorgo che il territorio non è presidiato. Mi accorgo poi paradossalmente che il bilancio centrale sorride con ben 900.000 euro, però i bilanci delle associazioni piangono. Ossia, c'è ricchezza centrale, c'è povertà in periferia. Negli ultimi anni, credo negli ultimi mandati del presidente Pagnoncelli, nel suo periodo di governo finora, le quote di iscrizioni per le diverse categorie di gioco piuttosto che gli istruttori sono cresciute notevolmente, come sono cresciute le quote che riguardano la parte che va alla federazione quando uno si iscrive a un torneo. Chiaramente fare cassa così non è difficile. Però il contraltare è che in periferia c'è povertà, i bilanci non sorridono e questo non aiuta lo sviluppo. Quindi, secondo me, converrebbe che, visto che c'è una nuova consigliatura, l'invito lo rivolgo a tutta la consigliatura, non solo al presidente, pensare a un lungo periodo di comunicazione e promozione positivamente aggressiva, perché ce n'è un disperato bisogno, secondo me. Quindi, lungi da me dire che non si deve continuare a investire per tutto ciò che riguarda i giovani di punta, le manifestazioni nazionali e internazionali per l'attribuzione dei diversi titoli. Però, per quello che ho potuto constatare nei miei 10 anni di attività, finora con realizzazione di eventi scientifico-sportivi nazionali, internazionali e di progetti didattici, che è quello poi che mi confà maggiormente, se non fai promozione e comunicazione investendo notevoli capitali, i risultati difficilmente arrivano. Quindi l'agonismo, il preagonismo, l'attribuzione dei titoli è una cosa e ci deve essere. Ma la promozione non significa non investire poi nei giovani, anzi significa investire di più, perché è la base che va allargata per avere nuova linfa e anche nuove risorse, anche dal punto di vista economico. Questo è quel che riguarda il primo punto. Il secondo punto invece era il protocollo SNAC. Allora, io ho notato che per realizzare il protocollo sono stati impiegati circa 3 anni di gestazione, nei quali anche io e la commissione medico-scientifica di cui ho fatto parte finora, per 8 anni, ha cercato di segnalare quelle che erano le criticità. Per un motivo, per un altro, alla fine le nostre segnalazioni non sono andate a buon fine e mi sono sgolato a dire che anche la delibera 70, mi pare, di un verbale del 2013, dell'estate 2013, dove il consigliere Perrone
sosteneva di aver inserito tutto ciò che avevamo segnalato io alla Commissione, assolutamente non è stato inserito nulla. Non c'è nulla di legittimo, intendiamoci, nell'averlo fatto o non aver inserito, però le criticità che ne derivano, secondo me, sono sostanziali, perché in questo momento il protocollo, per quel che riguarda l'ingresso nelle scuole, è blindato, ossia qualsiasi soggetto che appartiene al mondo della psicopedagogia ed è abituato a lavorare a ore e potrebbe unire la competenza psicopedagogica all'abilitazione scacchistica, non può entrarci. Se non sei insegnante, se non hai quelle caratteristiche 3 su 5 oltre quelle di base per entrare, non vieni ammesso a frequentare il corso. Quindi, chiaramente, a scuola chi ci va in orario curricolare, chi può lavorare a ore. Se uno ha già un lavoro, anche se diventa istruttore qualificato SNAC, non può andare dopo che ha realizzato 8 ore di lavoro a scuola, perché la scuola è chiusa. Chiaramente, potrà al massimo lavorare in associazione. Formare gli insegnanti, se è stato vincente in talune zone d'Italia, il dato generale mostra che non è vincente su tutta la nazione, perché gli insegnanti hanno poi, delle criticità con cui far conto che riguardano la programmazione, il consiglio docenti che si trovano davanti, il dirigente, il loro essere spostati da una parte all'altra, il dover preparare delle lezioni che non hanno mai preparato e serve tempo, il loro tempo personale con la famiglia, quindi tutte queste cose vanno a collidere con la possibilità di avere un grande fenomeno di lungo periodo. Quindi le regole d'ingresso più questa situazione hanno bloccato lo sviluppo, a mio parere, e infatti c'è un po' di malumore da quello che vedo e sento. Quali sono queste regole d'ingresso? Un insegnante o tale dovrebbe avere una di queste tre caratteristiche, o aver partecipato a un torneo a variazione Elo, o aver organizzato i giochi sportivi studenteschi, o aver partecipato in un'associazione a attività scacchistica, superare un quiz di scacchi e qual era la quinta? Ah sì, avere un contratto a tempo determinato o indeterminato nella scuola pubblica. Come le girate? La terza potrebbe mancare. Addirittura un arbitro mi disse che beh, basta che un insegnante fa un torneo a variazione Elo, le perde tutte e ha fatto il torneo a variazione Elo. Mi sembra un'assurdità, però credo che l'arbitro facesse, mi auguro, una battuta, anche perché si tratta di un arbitro internazionale, tra l'altro. Si dice il peccato e non il peccatore, chiaramente. Detto questo, io vedo queste criticità. Inoltre, successivamente alla realizzazione del protocollo SNAC, è stato dato ordine a tutti i comitati regionali di realizzare corsi a pioggia per gli insegnanti, proprio per creare un fenomeno all'interno delle scuole, e di non rispettare le regole del protocollo SNAC. Quindi la domanda è: cosa le abbiamo fatte a fare se poi non le dobbiamo rispettare? Detto questo, premetto che a me per fare un lavoro di questo tipo, in termini formativi, se mi va bene mi danno un mese, non 3 anni, però l'istituzione ha i suoi tempi. Il presidente mi ha risposto che non piace nemmeno a lui il protocollo che l'aveva detto, che io non sono stato attento mentre spiegava questa cosa. Io francamente l'attenzione l'ho messa tutta, però stiamo dicendo due cose diverse. Che lei lo voglia modificare è una cosa, come poi viene modificato bisogna vedere come va a finire. Nel mio lavoro, nella psicologia, nella psicoterapia, poi si dice che non fare le cose o farle male, non è che il risultato cambi tanto. Detto questo, converrebbe partire o provare a partire col piede giusto, da subito, e si potrebbe anche, realizzare non l'ottimo, ma andarci abbastanza vicino. Quindi io mi auguro che, insomma, per il futuro si apra al mondo della psicopedagogia, che ripeto, è l'unico mondo che può andare a scuola in orario curricolare e lavorare a ore, insieme a quegli istruttori dotati di competenze relazionali con i minori che potrebbero acquisire, insomma, tutto ciò che resta dal punto di vista educativo, perché la parte scacchistica ce l'hanno già. Detto questo, c'è la terza domanda che ho rivolto al Presidente che riguardava il suo futuro. Girando per la nazione nei miei diversi viaggi, ho sentito dire che c'è in corso un progetto di accorpamento della Federazione Scacchistica Italiana con la Federazione Dama e la Federazione Bridge.
Quindi una mega, una grande unione nel nome degli sport della mente. Bisognerà vedere poi cosa ne viene fuori. Quindi questi sono voci da ambienti sportivi anche, insomma, strutturati, per cui non è che siano poi voci esterne. C'è poi anche un'altra voce che ho potuto sentire, che dice che il nostro presidente potrebbe anche essere assunto al CONI a breve termine. Non lo so, può capitare, non può capitare. Lui infatti mi ha risposto che il futuro non lo conosce, però mi pare che io non ho ancora avuto l'occasione di leggere l'articolo di Torre Cavallo realizzato da Messa a riguardo, però mi pare che anche lì si parli di qualcosa attorno a queste tematiche. La mia domanda è che ne sarà di noi? La risposta che il presidente mi ha dato è che resterà con noi, chi è che mette in giro queste voci e che magari tra 4 anni si candida anche un'altra volta. Nulla in contrario, perché personalmente fare il presidente di una federazione scacchistica o di una federazione in genere non è una cosa facile. Quindi io personalmente, benché qualcuno mi abbia invitato, non mi sono candidato a nessuna carica perché sono pieno di lavoro in altre direzioni ed è quello che voglio fare. Ho riportato anche qui le domande che ho posto al presidente. Mi auguro che il presidente magari venga online anche lui, perché altrimenti se no poi quando ci vediamo mi dice: Sgro, ho sentito, mi hanno detto che hai scritto, che hai detto. Magari sarebbe bello che le informazioni le avesse di prima mano, leggendo lui, ascoltando lui, rispondendomi lui, anche perché la parte social, la comunicazione, la promozione, torniamo a questo, che è quello che fa girare tutto e fa portare il lavoro a casa, è rilevantissima. Quindi che ci sia anche il nostro presidente online non guasterebbe. Io mi auguro che il consigliere Martorelli, che si è presentato dicendo che vorrebbe portare la nostra federazione in ambito maggiormente social, mi auguro che venga lasciato lavorare e che possa realizzare quello che diceva. Il mio augurio è per lui e per tutti gli altri che possano far crescere notevolmente l'attività degli scacchi in Italia, creando lavoro, facendo crescere le associazioni dilettantistiche sportive che hanno un disperato bisogno di denaro. Quindi non diciamo che gli scacchi sono solo passione e volontariato, scindendo la parte del denaro. Perché il paradosso è che diciamo e sento dire passione e volontariato, non dobbiamo essere commerciali, però poi i soldi servono. È un paradosso. Quindi passione, volontariato e risorse economiche. E le risorse economiche non possono essere solo i fondi, perché i fondi finiscono. Le risorse possono arrivare da attività didattica ed attività agonistica, che non è affatto come si pensa commerciale se queste risorse crescono. La parte istituzionale è quella di servizi, quindi corsi, tornei, rivolti e acquistati dai soci. La parte commerciale è tutto ciò che viene acquistato dai non soci. Il bilancio viene diviso in due parti, la parte istituzionale e la parte commerciale. La parte istituzionale deve sempre superare la parte commerciale, altrimenti si perde la qualità di ente no profit. Ma non è per nulla vietato lavorare in ambito sportivo e avere l'ambizione e l'intenzione di fare impresa sportiva, perché alla fine gli affitti delle sedi li dovete pagare, gli istruttori alla lunga devono essere compensati perché il gratuito svilisce e sprofessionalizza l'attività scacchistica. Anche un solo euro, ma fatevelo pagare, perché altrimenti non ve lo daranno o ve lo daranno con grande difficoltà dopo e l'impressione sarà negativa. Quindi, le mie domande ruotavano attorno a queste tematiche. Buon lavoro a tutti quanti, grazie per l'ascolto a chi sarà arrivato in fondo a questo lungo filmato e adesso apro il dibattito perché nel tipo di assemblea elettiva non era possibile il dibattito, nulla di male, ma abbiamo bisogno di dialogare, abbiamo bisogno di persone che si impegnano, che abbiano una visione progettuale, tattico-strategica di medio, breve o lungo periodo che sia, perché trovo che la vera partita la dobbiamo vincere nella e sulla scacchiera della realtà di tutti i giorni.
Se vinceremo quella, i nostri ragazzi, i nostri giovani di punta o anche quelli che iniziano avranno maggiori opportunità. E che bello sarebbe poter lavorare tutti quanti con gli scacchi in Italia. Secondo me, nel lungo periodo, se si fa comunicazione, promozione e si investe in maniera adeguata, le risorse che abbiamo, possiamo anche farcela. Grazie e colgo l'occasione per fare tanti auguri di buone feste e buon 2017 a tutti quanti. Ciao e proseguo il mio viaggio per l'Italia. Ciao!